veneziano. La prima parte della presentazione, diciamo, come siamo legati a questo, allo studio di questa presentazione, alla quale hanno collaborato sia Anna Maria che Bruno Isaia, sia alcuni amici che ci hanno indicato le condizioni che ci hanno permesso di poi andare a vedere quello che è successo nella storia degli impianti di compostaggio in Campania. Parte tutto da molto lontano, dalle precedenti amministrazioni. Vediamo un po', qui si parla del piano regionale dei rifiuti, la legge 5 che in qualche maniera libera l'amministrazione regionale da quello che è il compito della costruzione degli impianti. Quando succede questo l'anno scorso? Perché giustamente nei 20 anni precedenti non sono riusciti a fare quello che avrebbero dovuto fare, o perlomeno quello che hanno detto avrebbero voluto fare. Nella premessa del piano generale dei rifiuti si dice che per soddisfare gli obiettivi è necessario attuare politiche di prevenzione della riduzione, avviare al riciclo la massima frazione possibile, mineralizzare, vabbè, eccetera, eccetera, la legge nel senso di tedio, come l'ha detto anche questo capitolo. Poi si parla degli impianti di trattamento biologico, quindi si sarebbe dovuto provvedere allo smaltimento di queste centinaia, migliaia di tonnellate di rifiuto umido, rifiuto, lo chiamiamo materia, che purtroppo non è stato gestito, come invece avevano promesso. Qui si parla di alcuni impianti che avrebbero dovuto esistere. Il primo, in effetti, è stato realizzato in via di gestione anaerobico. Poi si parla di Teura, che è un impianto che precedentemente era stato costruito, un impianto piccolino, era 3.000 tonnellate, poi è stata prevista l'espansione a 6.000. Lo andiamo a visitare, viene il prossimo. Qui. Poi abbiamo Eboli, questa è una storia infinita. Dopo vi farò vedere, Bruno magari me la prendi, la posa della prima pietra nel 2008. Siamo stati domenica scorsa con il Ministero Economico dell'Ambiente e con Rai 3 a fare un servizio. L'impianto è lì pronto, dovevano fare la fase di sperimentazione. Non c'era la materia prima per poterlo fare funzionare, quindi hanno provato l'impianto di aerazione, ma l'impianto sta lì, non funziona. Sant'Amaro, questa è un'altra storia infinita, con un porto nel 2000-2006 sono state stanziate decine di milioni di euro, purtroppo l'altro ieri sono andato lì, ci sono dei video che documentano la situazione, li vedrete tra qualche minuto. Gifone Valdemiano, un altro esempio di trascinamento di questioni in maniera veramente delinquenziale. Nel 2008 il titolare dell'azienda al quale era stato commissionato l'impianto ha dovuto fare un'azione legale contro il commissariato straordinario di governo, in quanto non gli era stato pagato l'impianto, e per costringerli a ritirarlo ha dovuto fare un'azione legale. Molina era un bel evento, tutti penso che conoscono la situazione, l'impianto è sequestrato perché privo di autorizzazione. Quindi questi sono questi piani regionali di rifiuti, così come la regione Campania ha stabilito che dovesse essere gestito. Impianti di trattamento biologico, piattaforme di multimateriale, centri di raccolta ecologiche, tutti quanti sappiamo com'è la situazione. Adesso andiamo a vedere il cronoprogramma. Questo è il cronoprogramma, lo devo far vedere da vicino. Qua parliamo del 2012, impianto di compostaggio Sant'Amaro Caserta, Gifone Valdemiano, impianto di compostaggio di Eboli 2012, quindi stiamo parlando di tempi passati abbondantemente. Vabbè, andiamo a guardare un attimo cosa è successo nel frattempo, perché magari loro, chiaramente queste istituzioni regionali, non riescono a gestire le emergenze, la cittadinanza in qualche maniera, sia l'amministrazione comunale, bypassa e fa meglio di quello che diciamo, si sarebbe voluto si facesse da parte della regione, e invece i comuni e i cittadini si organizzano e portano a differenziare.
dell'ARPA da questi livelli del 2008, 2009, 2010. Come vedete c'è una progressione nella nostra virtuosità che ha portato la Campania ad essere premiata non nella veste delle istituzioni che hanno ricevuto il premio, ma nella veste dei cittadini che hanno provveduto a fare la raccolta differenziata fino a raggiungere nel 2013 il record italiano del 44,26%. Questo ci è servito anche per fare un punto. Abbiamo sommato quella che è la frazione di rifiuti, cioè la produzione di rifiuti della Campania, per fare 4 punti quelli della serva. Diciamo che adesso ascoltiamo un attimo una piccola intervista del assessore all'ambiente Giovanni Romano. Assolutamente no, perché questo è un altro dei tanti equivoci. Gli impianti di compostaggio servono a trattare i rifiuti organici, quelli derivanti da raccolta differenziata. Per i rifiuti organici i comuni sono sostanzialmente autonomi, perché ci sono comuni della nostra regione, soprattutto nelle aree interne, Avellino, Benevento e anche Salerno, che hanno avviato e consolidato da tempo pratiche di compostaggio domestico che hanno di fatto ridotto a zero la loro dipendenza dagli impianti di compostaggio. Ci sono altri comuni che già utilizzano gli impianti già realizzati dalla Regione Campania, e penso all'impianto di compostaggio in digestione anaerobica, cioè produzione di gas di Salerno, che funziona ormai da un anno e mezzo, quello di Eboli completato e ha iniziato la sua gestione di collaudo, si sta impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana, sempre a Salerno, e sono ripresi le procedure per i lavori dell'impianto di compostaggio di Sant'Ammaro. In base alla nuova legge regionale i comuni sono totalmente autonomi nell'organizzarsi per questa filiera qui, ma è la filiera dei rifiuti organici raccolti con la differenziata. Quindi gli impianti di compostaggio sono utili, ma non risolvono il problema. Il problema vero è rappresentato da quei rifiuti che, al netto della differenziata, cioè eliminata la carta, il cartone, la plastica, il vetro, l'alluminio, la banda stagnata e l'organico, non sono altrimenti riciclabili. Questi rifiuti, seppur noi raggiungessimo la percentuale del 65% di media regionale, rappresentano il 35% del totale. Non solo, poiché le raccolte differenziate normalmente hanno delle impurità, c'è il problema anche di dover smaltire quello che residua dal trattamento delle frazioni cosiddette nobili. Non tutta la carta recuperata con la differenziata si può riciclare, non tutta la plastica si può riciclare. Normalmente lo scarto attualmente medio della regione Campania rispetto alle quantità raccolte con la differenziata è del 30%, e avremo una quantità di rifiuti che al momento può essere smaltita solo in due modi: o la mettiamo sottoterra e facciamo una discarica, o la trasformiamo in energia e facciamo un impianto come quello di Acerra. Questo vuol dire che se noi in Campania avessimo un altro impianto più di quello di Acerra, cioè di 300-400.000 tonnellate all'anno, non di 600.000 quante eccetera, noi avremmo chiuso definitivamente il ciclo dei rifiuti. Convincersi che i soli impianti di compostaggio risolvono definitivamente il problema significa illudersi, o peggio ancora mistificare la realtà e imbrogliare la gente. C'è bisogno di dire la verità, c'è bisogno di fare i conti con i numeri e con le quantità, e di convincersi che non possiamo continuare a trasferire fuori dalla nostra regione o fuori dalla nostra nazione, come purtroppo stiamo facendo a prezzi altissimi, un problema che invece l'Europa, e io dico anche il buon senso, ci chiede di risolvere in casa. È la frazione organica che si porta al compostaggio.
il che a noi non ci risulta. Poi dice anche che gli impianti di compostaggio non risolverebbero il problema, in quanto il compost non ha un mercato, non è un prodotto che possa essere utilizzato. E dice anche che praticamente sono inutili, in quanto tutti i comuni dell'Interland si sono organizzati con l'autocompostaggio, per cui la richiesta di trattamento della frazione umida nelle province dell'Interland è pari a zero. Questa è l'intervista che proviamo a vedere. Vi faccio vedere invece che soprattutto dai dati della regione, quindi dal loro sistema di osservazione, in totale nell'autocompostaggio solo negli ultimi 3 anni sono state fatte 921 tonnellate nel 2012 e 1964 tonnellate nel 2013, con una produzione di 2.668.000 tonnellate in campagna, quindi pari allo 0,006. Questo è il risultato di quello che praticamente loro erano. Questo è sempre il target. Noi arriveremo alla percentuale target finale 2013 del 20% di percentuale di frazione umida trattata in piani di compostaggio in rapporto alla frazione umida del rifiuto urbano totale per la produzione di compost di qualità. Sono arrivati a 0,9. Questa è l'ultima cosa che in basso a destra, se riuscite a vederla. Non sono dati nostri, sono i dati ufficiali del sistema informativo della regione. Questa è l'ipotesi che abbiamo sviluppato analizzando il tonnellaggio prodotto nella regione Campania. I dati certificati riguardano però esclusivamente nel 2011, 2012 e 2013. Non abbiamo potuto analizzare quella del 2010, ma faremo una operazione insieme di fondo della serva, né quella del 2014, perché i dati non sono certificati ancora. Dunque abbiamo avuto una produzione di frazione organica di 790.000, 773.000, 756.000, per un totale di 2.320, 778 milioni di tonnellate, per una spesa a 170 euro di media, loro parlano da 140 ai 200, hanno fatto 170 di media, di 394.532.000, che sono il costo che i comuni hanno sopportato in questi anni per conferire l'umido fuori regione. L'ipotesi, se avessimo avuto degli impianti di compostaggio all'interno della nostra regione, con sempre tariffe che il vice sindaco Sottana ci potrebbe confermare, intorno ai 90 euro di conferimento, quindi alla sinistra di questi soli 3 anni, 208.870.000. Questo è il risultato di questi soli 3 anni. Se facciamo un conto della serva, 185.662 diviso 3, intorno ai 60 milioni. Aggiungiamo per il 2010 e per il 2014, abbiamo bruciato 300 milioni di euro grazie alla regione Campania. Facciamo ora la storia di quelli che sono gli impianti che avevano previsto produrre e mettere in esercizio attraverso il piano regionale di rifiuti da loro dichiarato. Questo è Sant'Amaro. Sant'Amaro nel piano regionale dei rifiuti è prevista l'apertura con inizio collaudo a giugno 2012. Poi abbiamo i rapporti che vengono mandati alla Unione Europea. Il rapporto, grazie ad Andrea, ci ha fornito i dati. A gennaio 2012 dicono alla regione. A gennaio 2012 dicono alla Unione Europea che l'inizio del collaudo sarà a gennaio 2013. A dicembre 2013 fanno il rapporto all'UE, rapporti per i quali noi siamo chiaramente in procedure di infrazione, per cui abbiamo perso finanziamenti per centinaia di milioni e per cui siamo stati sanzionati con una multa che è di 280.000 euro al giorno. Quindi a dicembre 2013 dicono che faranno il collaudo, quindi si presume che l'impianto sia pronto a novembre 2014. A marzo 2014 il rapporto della UE dice che
lavoro messa in esercizio dal genere del 2015, quindi 2 mesi fa. L'altro ieri sono stato a Sant'Ambra. Questa è una fotografia scattata dall'interno dell'impianto con il progetto finanziato dall'Unione Europea POR 2000-2006. Questo è un blitz che hanno fatto dei ragazzi di Rete Commons, c'è una delle loro che sta qui dentro. E accendi un po' il microfono, per piacere. Questo è l'impianto di Sant'Ambra nel 2011, c'era la Rubisacchi come il nastro trasportatore, le celle. Questo è un altro filmato dove si vedono i motori di aerazione in fondo al cavallone. Questo è sempre il 2011, filmati grazie al globo attivo al quale abbiamo visto l'autorizzazione per poterli proiettare. Questo è l'impianto, quindi 2011, ci siamo nel 2011, 4 anni fa, giusto? Questi sono i motori per l'impianto di aerazione che erano posizionati a terra, questo l'acqua era aperta, avete visto? 4 anni fa, poi evidentemente dopo questo blitz qualcuno avrà venuto a chiuderlo, come vedete nel filmato successivo. Questa è una scritta di vergogna che giustamente già 4 anni fa avevano i ragazzi della rete, avevano dipinto. Quindi dicembre 2011, dopo che finalmente l'azienda
Menzorca di Torino è riuscita a consegnare le piocelle degli annessi a stoccaggio all'interno della discarica di Sardone, poi è lì che hanno deciso di fare richiamo di compostaggio. Alla fine, dopo aver avuto la pressione, quindi essere stati costretti a ricevere queste piocelle, le mettono lì e dicono che finalmente sono pronti a fare il collaudo a gennaio 2013. Questo lo dicono nel piano dei rifiuti da loro stilato. Però a gennaio 2012 dicono nel rapporto della UE che addirittura anticipano il secondo semestre 2012. Poi fanno un altro rapporto UE dicendo 2013 e dicono che il collaudo sarebbe stato dicembre 2013, quindi andiamo altro, si sale ancora così. A marzo 2014 dicono che l'inizio collaudo sarà dicembre 2013 e mese di esercizio giugno 2014. Questa è la situazione. Il 20 maggio del 2014, l'anno scorso, sono andato lì e le piacelle sono queste. Le piacelle sono queste che sono accantonate in quest'area, mentre questo qui è l'impianto di tritovagliatura che esiste da anni, dove gli autotreni portano l'umido di alcune commissioni entrate, lo tritovagliano, lo ricaricano e lo portano in Sicilia, in Emilia, a 170-200 euro a tonnellata. Questo è giusto per farvi capire come si arriva poi a quei 300 milioni che abbiamo sprecato. Allora, questa è un'altra fotografia, come vedete le piacelle, il 20 maggio 2014, sono all'interno di questo cancello. Sono quelle verdi, adesso sono sempre lì che sono in parcheggio. Poi ci siamo andati giustamente dopo un anno, siamo andati a verificare, perché queste macchine non hanno fatto niente, sono sparite miracolosamente febbraio del 2015, sono state messe in quel piazzale che è stato preparato al 20 maggio 2014, stavano facendo l'impermeabilizzazione e quindi sono state finalmente posizionate nel posto, ma ancora oggi. La settimana scorsa continuano a usare l'impianto di tovagliatura. La cui strada per arrivare a questo impianto è peggio di quella del camestrofio ed è una strada che è interdetta e vietata a chi non è residente. Non capisco come facciano a passarci gli autotreni. Questo è l'impianto di Eboli. L'impianto di Eboli, dicembre 2011, è previsto nel piano regionale dei rifiuti, il collaudo sarà giugno del 2012, gennaio 2012, nel rapporto UE si dice che arriverà al primo semestre 2012 coerentemente, dicembre 2013 prendiamo un altro anno, quindi ogni anno prendiamo un altro anno. Marzo 2014 il collaudo è concluso e la messa in esercizio sarà a giugno 2014. Oggi siamo a marzo 2015. Bene. Per l'autorizzazione via di questo impianto, che era stata presentata dal Comune di Eboli e nel proprietario nel 2012, la Regione Campania ci ha messo esattamente un anno e mezzo per l'ampliamento, quindi una nuova concessione di via, di 12 metri quadri del piazzale di parcheggio di automezzi. Questo è un servizio di sabato scorso del GR di Campania che attraverso Vincenzo Rettore della RAI ci ha concesso di avanzare i bambini riflettori. Questo è il servizio di Pino sul quarto, adesso perché c'è prima quello sul QR, un'altra cosa della Regione Campania a proposito degli agricoltori. Dicevo, la settimana scorsa siamo stati a Michele Bonomo a dire che questo impianto, come vedete, da marzo 2015 ancora non parte. Anche se non andiamo a verificare.
Giada, accorti che ci sono ritardi nella costruzione di impianti con compostaggio, strutture strategiche e la gestione della fase pubblica dei rifiuti. In Campania occorrerebbero almeno 11, ma si tiene a 3 impianti, quello più grande Salerno, uno più piccolo di Gaffiore, in provincia di Avellino, e questo di Empoli, completato quali calori e ancora non entrato in funzione. Per responsabilità l'assessore regionale dell'ambiente Giovanni Romano attribuisce comune della piana di sede che dovrebbe costituire l'anno di gestione intercomunale. Indicato l'apertura di questo impianto ha già creato sprechi. La differenza tra quella del costo al quale compariamo, che si intorno a 170 euro in tempo, contro i 90 euro in media che prendono gli anni con lo stato in Campania, è facile fare i conti, ci sono milioni di euro che consentirebbero la vendita dell'attività. E gli incapienti legati alla costruzione di 2 impianti di compostaggio in regione. Il nostro appello è quello di fare questo, perché veramente peccato che i cittadini campani, sempre più chiusi, continuano a pagare cifre spropositate per portare l'azione locale, l'unico che si produce nelle nostre case e in altre regioni, a prezzi molto cari e senza poi poter neppure controllare il reddito finale per sollevare. Va bene, questo era quello che riguardava con i tassi di compostaggio. Abbiamo la stessa situazione che però vi fanno vedere velocemente anche il micro messaggero. Potete verificare da soli quelle che sono le previsioni all'interno del piano regionale dei rifiuti e le comunicazioni che sono state fatte all'Unione Europea. Questo è per l'impianto stile di Santa Maria Capua Vetere. Quindi da dicembre 2011, siamo a maggio 2014, si dice che sarà gennaio 2016. Vedremo. Questo è il caso di Benevento, anche qui abbiamo i dati che poi se andiamo negli stili, io sono stato fino due mesi fa. Comunque, sì, sono tutti in enorme ritardo. La cosa bella è si spendono, che noi siamo una regione virtuosa grazie alla cittadinanza, grazie alle amministrazioni. Cosa che mi ha definito Andrea, è divertente appunto che in queste note vediamo prima questa, siccome non sono stato in grado di fare gli impianti di compostaggio, nell'ultima comunicazione dell'Europa, il rapporto del 15 del 2014, hanno introdotto questa simpaticissima novità, che era, l'inserimento di 6 impianti di privati, che praticamente avrebbero la potenzialità di smaltire 160.000 tonnellate di rifiuto. Non avete avuto il tempo di vedere, ma è quello che la rimette. Praticamente hanno invece smaltito 8.000 tonnellate e se la sono venduta all'Europa per dire che praticamente la regione Campania è virtuosa nel trattamento del rifiuto. Facciamola vedere un momento. Ecco. La pagina prima. Dopo la pagina dopo. Ecco. Allora. Appaiono per miracolo questi impianti privati, Villa di Termo, Villa MFS Recuperse del G8000, Solofra, Eco Resolution, non vi dico e non vi conto, 49.600 tonnellate, di Sascia, Giulino, Biocompo, Delfino, Caetano, Lato, 33.000. Il problema è che queste, lo dico lo stesso loro, hanno